Eccoci, il parterre di Alberta Ferretti in Monte Napoleone per la vendemmia di Monte Napoleone. Buonasera Lucia Benedini, Zenato Vini. Buonasera. Dalla Valpolicella alla Marone, grande esempio di Made in Italy. E poi c'è anche Sansovina, la nuova linea, la nuova cantina di bollicine di bianchi e di meraviglie di Dogana, di Rossi, perché in realtà è un Merlot in casa di Bianchi, nella terra del Dogana. Bello, bello. Senti, qual è questo connubio design, moda e vino? Passione, creatività, artigianalità sono sicuramente i valori che accomunano il nostro mondo del vino e quello della moda, quindi come si poteva non essere insieme? E sicuramente dei brand che portano nel mondo non solo i nostri prodotti, ma anche il racconto di tutto quello che è l'Italia. E certo, perché l'Italia è fatta di queste meraviglie, no? È fatta della fatica e dell'impegno che c'è sia dietro al lavoro di sartoria, sia dietro quello altrettanto sartoriale di una cantina e di un invecchiamento. Certo, siamo haute couture in tutti è vero, i casi. È vero, è vero, il connubio non è assolutamente sbagliato. Senti, il mondo come sta recependo Zenato? Beh, noi siamo molto soddisfatti in questo momento e abbiamo grandi soddisfazioni col nostro Amarone ovviamente, col Ripassa che è diventato certo. Veramente un vino iconico, un po' l'emblema di quello che rappresenta un po' il nostro modo di fare il vino. Quindi un vino un po' più strutturato di un Valpolicella, un po' meno impegnativo di un Amarone, un vino che per questa serata per esempio è perfetto. Grazie, grazie Lucia. A presto!